Andare a un concerto e scoprire un museo. È questa l'idea messa in atto dal Musart Festival, in programma dal 17 al 23 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Ai concerti di Jan Tiersen, Rafael Gualazzi, Paolo Conte, Francesco Gabbani, The Producer e altri saranno infatti abbinate visite gratuite ad alcuni dei siti d'arte più significativi che si affacciano su Piazza della Santissima Annunziata e Piazza Brunelleschi. Giardini, luoghi di culto, palazzi monumentali dove sono custodite opere di Pontormo, Volterrano, Davide Ghirlandaio e reperti etruschi. Dalle 20 fino all'inizio degli spettacoli, gli spettatori, accolti da guide qualificate, potranno accedere all'Ospedale degli Innocenti, alla Chiesa di San Francesco Poverino, al Giardino del Museo Archeologico, alla Basilica di Santissima Annunziata, alla Mensa della Caritas Diocesana e alla Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze, dove per l'occasione sarà allestita la mostra «Dalla censura e dal Samizdat alla libertà di stampa, URSS 1917-1919». 1990, che ripercorre il rapporto conflittuale tra gli intellettuali e il potere in Unione Sovietica. Ma non è tutto, per chi lo desidera sono disponibili pacchetti speciali che al biglietto aggiungono servizi plus come cena buffet, parcheggio riservato e staff dedicato. Appuntamento con il primo concerto lunedì 17 luglio. Sul palco Jan Tiersen, compositore e musicista di culto, autore della colonna sonora del favoloso Mondo di Amélie.